Il bilancio approvato dal Comune di Pescara alcuni giorni fa continua a far discutere, ma il sindaco Masci ha parlato di un bilancio che ha visto anche una condivisione, seppur parziale, da parte delle opposizioni. Io vorrei un attimo smorzare anche i facili entusiasmi della maggioranza che parlano di un'approvazione in tempi record del bilancio comunale. Questo è stato possibile solo ed esclusivamente all'impegno che ha portato poi al risanamento dei conti dell'amministrazione comunale, ovviamente della precedente giunta, quindi un impegno passato. Noi abbiamo provato a tappare i buchi di questo bilancio, quindi quando si parla di sostegno da parte delle opposizioni, il nostro impegno in questo senso è andato a tappare i buchi, ovvero sui tagli al sociale che erano stati previsti, grazie ai nostri emendamenti invece sono stati ripristinate delle risorse per il verde pubblico, per la cultura. Ci sono stati tagli che per noi erano assolutamente improponibili e abbiamo dovuto per forza di cose presentare centinaia di emendamenti per ribaltare la questione. C'è qualcosa di buono secondo voi in questo bilancio? Ma nel bilancio ci sono le cose di buono, sono le cose su cui noi ci siamo impegnati, ovvero più risorse per il verde pubblico, soprattutto il Colle del Telegrafo, il parco di Via Mafalda di Savoia, la caserma di Cocco. Sulla cultura c'erano veramente spiccioli, abbiamo provato a inserire, ovviamente sono state approvate, risorse per il Flaiano, per il FLA. Ricordo anche che ci sono ancora nel bilancio zero risorse per le politiche giovanili, zero risorse per i giovani pescaresi. Insomma, rimane un bilancio inquietante.